A Nicea era sorto un nuovo uomo a rivendicare il trono. Quest'uomo si chiamava Michele Focas, aveva riunito sotto di sé la nobiltà, aveva spaccato in due appunto il regno di Nicea, perché nessuno dei due contendenti sembrava avere la forza per poter vincere questo scontro. Per alcuni anni stettero sulle proprie in difesa. Nessuno dei due si decideva ad attraversare la Cappadocia e andare ad attaccare l'altro. Nel 1036 Roma e l'intera cittadinanza di Roma si sollevarono contro l'imperatore, una cosa che non si vedeva succedere da secoli. Il 1 marzo 1036 Emilio, insieme al Papa e ad alcuni nobili che gli erano rimasti fedeli, salì sulla flotta e fuggì verso la Spagna. Il Senato inizialmente tentennò, ma alla fine decise di eleggere un nuovo imperatore e lo fece eleggendo Lucio Carone, il quale aveva fatto carriera senatoriale ed era riconosciuto da tutto il Senato come un membro del Senato che avrebbe appunto ridato potere al Senato stesso, che dopo l'Editto d'Oro ne aveva perso. Ovviamente l'Italia si schierò subito con Lucio, così come il regno dei Visigoti si schierò con Emilio. Incredibilmente, a schierarsi invece con Lucio furono praticamente quasi tutti gli altri grandi elettori. Si schierò la Sicilia, si schierò l'Africa, si schierò incredibilmente l'Andalusia romana, mentre rimasero neutrali i signori di Provenza, Bavaria e il re dei Numidi. I vescovi italiani, spinti probabilmente dal Senato, avevano deciso di eleggere un nuovo papa, Papa Ponzano. Papa Ponzano aveva immediatamente dichiarato illegittimo Benedetto IX, il quale era stato condannato da un tribunale ecclesiastico tenutosi a Roma, che l'aveva riconosciuto colpevole di empietà e addirittura colpevole di essere l'amante dell'imperatore. Insomma, i rapporti di forza sembravano sbilanciati a favore di Lucio, e quando i Visigoti invasero, dopo averne sconfitto il piccolo esercito, l'Andalusia romana, Lucio raccolse la flotta, raccolse l'esercito dei propri comandanti e nel 1039 sbarcò in Spagna. Alle porte di Toledo si tenne la battaglia che decise lo scontro. Inizialmente i Visigoti apparivano in netta inferiorità numerica. Lucio dispose le sue truppe su più file, con nutriti e grossi corpi di cavalleria pesante. Al centro lui stesso comandava il grosso della fanteria. Le truppe dell'imperatore Lucio avanzarono contro quelle nemiche. Il terreno era una piana e sembrava pronto allo scontro. All'improvviso però cambiò qualcosa. Le truppe di cavalleria siciliane e africane abbandonarono il campo di Lucio e dopo un lungo giro attaccarono e presero alle spalle la sua fanteria. Lucio non lo sapeva, ma Emilio, ma soprattutto il Papa Benedetto IX, avevano trattato proprio con le truppe africane e siciliane, le quali, seppur formalmente schierate insieme a Lucio, nei giorni precedenti avevano deciso di abbandonare il campo del nuovo imperatore e di tornare a legarsi a quello vecchio, in cambio di maggiore autonomia e maggiore ricchezza. La battaglia di Toledo divenne ben presto un massacro. Le forze di fanteria italiane, bloccate e circondate di fronte dalle truppe spagnole visigote e ai lati dalla cavalleria pesante, africana e siciliana, si videro ben presto annientate. Morirono molti nobili, morirono circa 40 senatori, morì il nuovo imperatore Lucio. La vittoria di Emilio fu totale. Mandò i suoi luogotenenti visigoti, dopo aver rimandato a casa le truppe africane, a conquistare i territori che si erano ribellati. Venne conquistata l'Andalusia romana, che venne inglobata all'interno del regno dei Visigoti, ma soprattutto venne riconquistata l'Italia. Emilio decise di rimanere in Spagna, nel regno dei Visigoti, governare l'impero da Toledo, che divenne temporaneamente appunto capitale dell'impero. Anche il Papa, che fino a quel momento era stato a Roma, decise di spostare la sede pontificale e di farlo perché temeva che Roma potesse diventare una fonte di disordini. L'imperatore diede una parte dei territori che un tempo erano stati l'Andalusia romana proprio al Papa, il quale creò intorno alle città di Granada e Siviglia un nuovo piccolo stato, piccolo territorio che amministrava direttamente. Il figlio che aveva ricevuto il trono di Inghilterra morì molto giovane, lasciando dopo appena 4 anni il trono al fratello. La stabilità dell'Inghilterra era però molto in dubbio e per questo Canuto, che peraltro non aveva figli, decise di associare al trono un proprio fratellastro, Edoardo, il quale viveva alla corte normanna di Parigi. Canuto II decise di portarlo a Londra e di iniziare a trasformarlo nel suo viceré qualora fosse tornato in Danimarca. Tra
tra il 1040 e il 1050, Fatimidi da una parte e Selgiuchidi dall'altra si contesero più volte il trono di Baghdad. Nel 1041 Andronico Ducas si decise a scendere in campo, decise di appoggiare proprio Michele Focas, al quale promise denaro, promise truppe, ma in cambio richiese non solo l'alleanza, ma anche la promessa che il regno di Nicea sarebbe stato vassallo. Una situazione che per i Ducas voleva dire in parte ripristinare quello che un tempo era l'impero romano d'Oriente. Grazie ai soldi e grazie all'aiuto militare dei Ducas, Michele Foca riuscì ad attraversare l'Anatolia, sconfiggere le forze dei Comneni e le forze dell'Armenia e riunificare quello che rimaneva del regno di Nicea, che andava sostanzialmente dall'Egeo appunto all'Armenia. Canuto II morì presto, Edoardo alla sua morte venne nominato dai nobili nuovo re, e inizierà una politica di accordo con i suoi vicini, in particolare con il regno normanno. L'accordo che venne raggiunto tra il re di Normandia e Edoardo, che passerà alla storia come Edoardo il Confessore, fu quello che Edoardo avrebbe regnato sull'Inghilterra, ovviamente fino alla sua morte, ma alla sua morte il trono sarebbe dovuto andare al re di Normandia, che avrebbe in questo modo unificato i due regni. Proprio in questi anni i regni variaghi iniziano lentamente a spezzettarsi, non abbiamo più un unico grande regno, ma si vengono a formare dei piccoli regni, dei Rus. Tra il 1050 e il 1066 i Selgiuchidi si spingeranno violentemente verso Occidente. In una serie di scontri con i Fatimidi riusciranno a strappare loro la Siria, ma soprattutto riusciranno a strappare loro l'Arabia e con quello ovviamente anche le città sante. Alla fine a spuntarla furono i Selgiuchidi, che oramai erano guidati da Alp Arslan. La conquista di Baghdad volle dire per i turchi Selgiuchidi diventare la spada e il vero dominio del califfo. Nel 1056 un esercito del Foca attraversò il Bosforo, si unì alle forze di Andronico Ducas e insieme a loro marciò contro i bulgari. Le forze di Andronico Ducas, insieme a quelle del suo formalmente vassallo regno di Nicea, marciarono contro i bulgari e in 4 anni di campagna li sconfissero più volte, riconquistando loro tutti i territori a sud del Danubio, spingendosi fino in Serbia, nell'attuale Albania, occupando la Macedonia, insomma, ristabilendo un vero e proprio regno di Costantinopoli. Questa vittoria spinse Andronico Ducas a chiedere di più anche al regno di Nicea. Questo però ruppe i rapporti fra i due stati. Michele Focas rifiutò questa sottomissione. Michele Focas nel 1061 denunciò l'accordo di vassallaggio e dichiarò che il regno di Nicea sotto di lui era un regno libero e assolutamente alla pari con il regno di Costantinopoli. Il risultato fu una guerra fredda che dal 1061 durò fino al 1066. La città di Gerusalemme nel 1062 cade in mano ai Selgiuchidi. Alla morte di Edoardo nel 1065 venne eletto come nuovo sovrano Harold, che sarà Harold II, e questo ovviamente scontentò il re di Normandia. L'Adriatico nel 1066 è praticamente un mare in mani slave. Arriveranno a razziare e spingersi addirittura verso la Puglia, con alcune puntate in Calabria. Nel 1066 il dominio dei Selgiuchidi sul Medio Oriente sembra assolutamente totale e i Fatimidi sono costretti a ritirarsi, mantenendo sostanzialmente solamente l'Egitto, il Sinai e una piccola striscia di costa che spinge verso Gaza. Nel 1066 Emilio è morto Benedetto IX. Ma l'imperatore che è succeduto, cioè Alfonso IV, e i papi che si sono succeduti, che sono stati peraltro tutti di origine visigota, hanno mantenuto la situazione in questo modo. Il Senato ha perso gran parte del suo potere. Dei 3 voti su cui poteva contare al momento dell'elezione dell'imperatore ne contiene soltanto più uno, mentre gli altri 2 sono stati assegnati al governatore dell'Italia del Nord e al governatore dell'Italia del Sud. L'ultimo voto, quello dell'Andalusia, è passato al Papa. Insomma, nel 1066 l'impero romano è fratturato.